Benvenuti amici YouTube, qui Okra 1993 e oggi sono qui col mio amico Marco. Ciao a tutti. E vi porteremo l'apertura dei tre box restanti di Invasione di Venom, Invasione Vendetta che dir si voglia. E abbiamo già aperto i primi due, in cui abbiamo trovato queste carte che Marco vi sta indicando. Un'apertura pazzesca, se volete vedere il video di questa apertura vi lascerò il link sotto in descrizione. E abbiamo appunto sbustato come 4 secret le due money card dell'espansione, che sono Totally Awesome e la Dimensional Barrier. E due copie della front card. Esatto, i due gemellini dello Star Venom, di cui abbiamo anche il tappetino vinto allo sneak peek. E come vi ho detto già nel video precedente, ho diviso in tre parti, ho deciso di dividere in tre parti questo video per motivi di lunghezza. E appunto, se volete vedere l'altro video, vi lascio il link in descrizione e ora andremo ad aprire questi due box in inglese e poi nell'ultimo video andremo ad aprire questo qui che è in italiano. Quindi direi che Io ti possiamo direi di partire. ritenere gli Star Fusion come Co santini. come E santini qui vicino a noi. per forza, la front card bisogna sempre farla vedere. Ok, vai, partiamo con la seconda sfida a chi sbusta meglio. Ah, ricordiamoci, è finita 1-0 per me. E perché? Chi l'ha deciso? Dimensional Barrier. Beh, io trito però, eh. Però la Giusto. Dimensional vale di più. Quello sì. Quello sì. Io direi 1-1. 1-1 dici pareggio? Pareggio, dai. Va bene, anche perché dall'altra non si può andare a decidere chi è che l'ha tirata. Cioè. Sì, infatti. Questo non riesco neanche ad aprirlo. Come non riesci ad Non aprirlo? riesco ad aprirlo. Dai, un'altra Tritod qua dentro L'altro allora. trito, perché l'hai to toccato tu. Perché l'ho toccato. Ragazzi, qua ho chiamato la Tritod. Se esce fuori, 200 like. 2000. 200. Attenzione, Cristo non ha no. manette. Non è una Tritod, è una Non magia, c'è. sarà la Pod. No, E sbaglio. invece è una La muffa. pod non la tiro fuori mai. Una muffa. Non so, qua mi puzza qualcosa. Vedremo cosa troviamo. Fine dei Clifford. 3000, 3000. Ah, Quello lo grosso, immaginavo. quello grosso. Non è buono. Partenza spenta questa volta. Pazienza spenta, ragazzi. Molto spenta. Vabbè, che l'altra volta siamo partiti bene e abbiamo finito ancora meglio. Sì. Questi due box sono partiti un po' male. Secondo pacchetto. Dino Cucitura, sempre Sempre qua. lui, vedo. Sempre il La nostro. carta dello sneak peek. Bene, da oggi questo qui, visto che viene fuori sempre in mano, sarà il nostro portafortuna, il Dino Cucitura. Molto simpatico, molto cucitura, molto Dino a questo Molto punto. Dino. Attenzione. Io ho l'arte dei paleozoici, te lo ricordo. Attenzione. Carta con effetto. Chi è? Chi è? Nel 2008 è quella agente femmina spirale, ragazzi. È l'agente È femmina. sempre lei. Quante ne tirate fuori? Quattro È un almeno. certo fascino Ha un per tirare fuori certo così tante fascino. ragazze. Ragazzi, perché in alcune ce ne sono tre e in altre quattro? Notate? Di cosa? Nel pacchetto prima c'erano tre comuni dopo la foil. In Sì? questo giro quattro. Veramente? Sì, ogni tanto fanno qualche scherzo. Sincro di Cardian. È di nuovo lei, È vedi, di con nuovo i lei. pacchi gemelli. Attenzione. Inzaghi. Inzaghi, attenzione, Inzaghi. Non va. Non va. Forse c'è qualcosa di buono, signori. Dici? Vai, procedi, procedi. Procediamo. Crystron. Blessing. Super Questo non Heavy. c'era ancora uscito, forse. Samurai. No, questo è il primo. Attenzione, Vai, sorto. vai, vai. Magia. Un altro. Vai, vediamo. Pod. Ragazzi, Vai. pod. Vabbè. Pod! Vabbè. Signori! Io Pod! sempre lui. E la troviamo la terza, settino completato, signori. Settino completato. Al terzo box. E vedete 4 sotto.
avanti signori, che gli Star Fusion ci portino fortuna. Il nostro simbolo. E questi pacchetti sono più ostici degli altri. Vero? Sono... li hanno chiusi meglio. Si vede che vogliono farci capire che non c'è niente di buono. Ma noi vinceremo anche la sfortuna. Qua tiriamo fuori un'altra rana, signori. Tortilla. Power Plant. Dragster. Questa, ragazzi, signori, come promo usciva ultra rara allo sneak peek. Vediamo sotto. Mostra con effetto. 500-500. Crystron Tuner. Signori. Eccolo qua. Vedete? Tre carte sto giro sotto la foil e non quattro come prima. Anch'io c'ho la promo. Vedete che ognuno di fare gli scherzi? Vabbè. Ho trovato il dragster anch'io, eh. Ti sto inseguendo. Aspettiamo, tira fuori la rana. Fuori la rana. E invece. Questa schifezza qua. Come te lo senti questo? Izanami. Non lo so, sono troppo compatte, però qua mi sa che c'è puzza di bello. Dici? Dico. Prima c'era la pod. Chemical Beast. Niente. I miei secret si fanno sempre aspettare. Quello carino per Red Eyes. Ah, no. Questa è la terreno. No, l'alzarango. L'alzarango. Ci manca anche ancora la terreno, quella dei gemelli, vero? Sì. C'è una terreno dei gemelli. Sì, ultra, spero di non trovarla perché non mi piace. Però dobbiamo trovare tutto. Ma non mi piace a me quella, signori. La odio. Scusate se lo dico, ma. L'onestà prima di tutto. Ovvio. Almeno io la odio. Poi c'è chi piace, c'è chi interessa, c'è chi la gioca. Però sì, se la sbusto io, per me, o la sbusta Marco, o no, per noi, è una ultra rara bricca. È interessante che abbiano messo anche dei supporti per le carte gemelle, appunto, che erano state abbandonate completamente da un po' di tempo questa volta. Dopo il cetoniano. Cyber Angel per lo super. Attenzione. 3. E ce ne sarà una qua, ce ne sarà 4. La counter degli Yanzing. Signori! Stai trovando tutto! Full Metamorphosis Alchest! Ah, questo è davvero forte. È davvero questo forte. È davvero forte. È un'altra simile a queste qua come rarità. Sì, un'altra fusione, secret. È molto seria, è molto forte ed è anche ricercata. Tutti i giocatori di Metamorphosis la vorranno. Sì, la vorranno perché è abbastanza staple nell'ex. Questo pacchetto lo sento bene, non so perché. Dici? Vediamo. Tira fuori la rana. Ne ho già tirata fuori una. E invece no, la spira no. L'agile. Sto giro tocca a me tirare fuori la rana. E a me la barriera. A te la barriera. Se mi tiri. Ragazzi, se io tiro fuori rana e lui barrier, altri 50 like. Spolliciate. Spolliciate sempre. Allora, qua c'è puzza di carta buona. Vediamo se ho ragione. Palezoici, Crystron, Dino Sewing. Attenzione. Ola. 3000. Scherzavo. Questa anche. Quella sì. Questa è l'Archer. Non ce l'avevamo. Attenzione. Questa è anche molto molto richiesta. Molto molto richiesta, sì. Per i subterror. Assolutamente. Abbiamo fatto prima. Sto giro refill subterror, vero? Sì. Però noi, come sempre, cerchiamo le crack crack. Le ranocchie. Una secret a testa. E sto giro sono patte le secret. Hanno lo stesso tipologia di valore. Sì. Siamo sempre in parità. Vediamo cosa succede. Sto giro è patta di nuovo. Cerchiamo un po', eh. Vediamo un po' cosa tiriamo fuori. Il beat. La clipboard hand. Trappola. Trappola, no, signori. Ultra. Trappola foil. Ah, ci stavamo sperando. È una rovina quella carta. No? È la rovina. È una rovina. Toglie tutte le speranze. Toglie tutte le speranze, sì.
uno ci spera e invece... Signori, scelgerò un pacchetto a casa, vediamo cosa tireremo fuori. Devo fare anche il conto delle ultra, però. Questo. Questo qui. Ragazzi, manca il Quondas ancora. Ma non è stato tirato fuori. E andare a proxare quella carta a me girerebbe parecchio le scatole. Ci serve. Signora, vai fino alla rara, ti aspetto. Eccoci qua. Questa cos'è? Ah, la carta del Subterror. 0-0 al Torghing. Attenzione. Rituale, 3000. Visnu. Quanti ne abbiamo? Rush, non Visnu. È Rush, scusate. Visnu. Chi era già Visnu? Un'altra divinità indiana. Print. Ma anche Vrash è indiana, se non sbaglio. Mi sa che tutto possibile. Beh, dopo la Divina Commedia, con Dante. Dante, Beatrice. Ma il BA quando è che lo segano? Direi mai, è un'esclusiva. Guarda King Synchro, quante volte torna, guarda. Vedete, lui è proprio il king dei Synchro. King Synchro. Per quello voglio montare. C'era il king del rap, lui è il King Synchro. Attenzione. Eccola qua, sotto. Oh. 1800-3000. Sapete chi è questo qua? Questa qua è una carta che è veramente bella, ultra rara, tipo acqua, e banna due magie, signori. Hola, finalmente. Il True Dragon Ruler. Questa qui, con questa ho raggiunto il settino. Attenzione, questa è una carta veramente forte. Ma una me ne dai, me ne giocherò tre. Uffa. Altri Crystron. La counter. Aspetta. Ah. Il Subterror. Sto giro sono in vantaggio io grazie a questa. Eh sì, sta andando male. Lo sai che mi recupero alla fine. Ragazzi, all'improvviso il Metamorphosis Ultra arrivò. Proprio lui. Signori, aperta mai la bustina e cosa viene fuori? Voleva saltare fuori. Voleva saltare fuori a tutti i costi, ragazzi. Signori. Attenzione, oh, sono magico. Magical something. Oh, yes. Qualcosa di magico. Pod, almeno una. Poddiamo. Sì, ma vinco sempre io grazie al Metamorphosis Ultra. Andiamo avanti. Oh, Alzarango. Già trovati troppi. Basta Alzarango, vieni fuori rana. Vogliamo la rana. Vogliamo la rana. Qua dentro c'è quel quadra che non mi cosa. Vediamo un po'. L'Izanami. La quarantena. O quarantine, come vogliamo chiamarla. Questa qua sarebbe la Clive's Hand. Quindi penso la fine della vita di Clipboard. Fine di Clip. Forse questa carta qui potrebbe essere la carta conclusiva di tutte le uscite Clifford. Speriamo, perché ha rotto un po' le scatole. La Konami sta fornendo supporti un po' per tutto. Oh, carta foil con effetto. Attacco 0, difesa 0. Indovinate un po' qual è? Il tuner. Sì. Eccola qua. Tortunghie. Gellone. Un altro Deng Long. Oh, primo degli Anzi, mi hai pareggiato con quella carta. Sì. Non c'è male. Non c'è male. Vediamo se sorpasso. Carta regalo. Carta regalo è un punto bonus. Vediamo se sorpasso. E cosa cercava prima? Mi ha chiamato anche questo. Catalyst. Field. Purtroppo è ultra rabbricca per noi. A noi non serve. Se la volete voi, fatecelo sapere. Scrivete sotto questi commenti se cercate questa carta. Sì. Ne abbiamo una.
dai. Quante sigle ci sono ancora? Ancora due? Una da te e una da me. Io spero che tu tiri fuori la barriera e io la rana. Io tiro fuori solo quello Zoic. Red Dead Insight. Guarda, di un'altra. L'abbiamo chiamata troppo forte. Troppo forte. Carta bricca. Adesso facciamo il settino. Ah, brush. Di nuovo questa carta. Ragazzi, non ci siamo ancora. Tu ne hai aperti più di me. Eh sì, io sono più veloce. Ma io mi metto a spiegare le carte, far capire che le so, eccetera, eccetera. Devo far vedere che siamo preparati. È ovvio. Bisogna studiare prima. Scherzo, ragazzi. Cioè, almeno studiare sì, ma non studiare queste cose. Studiate a scuola, l'italiano, la storia e la matematica. E pensate con la vostra testa, non con quella degli altri. Giusto. Detto questo, andiamo avanti. Un altro super heavy samurai. Te lo monti il mazzo super heavy samurai? No, non sono tipo. Questa carta porta fortuna. Qua sotto ci potrebbe essere una secret. Foil, effetto. Attacco 0, difesa 0. Di nuovo. Ancora lui. Anche questa torna troppo spesso come super. Torna troppo spesso, sì. Si vede che gli stiamo simpatici. E la rana non c'è. È andata via. Ne vogliamo ancora una di rana. Sperare nel settino è improponibile. Poi attenzione. Manca una secret a entrambi. Se entrambi in questi box, una rana a lui e una rana a me. 300 like, 300.000 anche. quanti riuscite? Spolliciate più di una volta. Guardalo. Quando? Ah, fuffa spiarale. Ragazzi, il Crystron livello 4 è raro, porca miseria. Non si trova, cioè si trova più Tritod che il Crystron. A questo punto abbiamo fatto uno Tritod, zero Crystron. Una Tritod, una Dimensional Barrier, due Venom, ma niente Crystron. Niente Crystron. E se fosse qui? Ah, l'abbiamo chiamato come gli altri? Vediamo. Vediamo subito. Poi le Zoici. Aspetta, tiriamolo fuori in sincro. Flower Guardian. Dai, tre. Piano. Fai vedere. Nah. Sempre lui. Ah, che male. Il pacchetto bricco, ragazzi. Non ci siamo. Non ci siamo. Il pacchetto era bricco. Dobbiamo riprenderci. Il pacchetto era bricco, ragazzi. Ogni pacchetti bricchi. Quanti ne hai ancora, te? Io ne ho 3. Ce n'è uno pesantissimo. Questo è pesantissimo. Io ne ho ancora 3, 6. Quello pesante lo lasciamo per uno. Ragazzi, 6 pacchetti. Mettiamolo qua. Via la scatola. Ne hai ancora 6? Sì, signore. Vai, tu 3. Arriverò, ne aprirò 3 anch'io e poi andiamo a farne 3 alla fine insieme. E poi ricordiamo che c'è ancora un altro box. In italiano, però. In italiano. Questo è in inglese. Oh. La mano si scalda. È ultra rara. Un'altra pot? Sì, è un'altra pot, non è ultra rara, però la mano si era scaldata e l'ho sentita. Attenzione, ragazzi. Pot, ne abbiamo trovate tantissime. Incredibile, sento il calore. Ragazzi, vogliamo la Tritod e almeno ancora un Crystron di livello 4, almeno uno. Almeno uno, perché è rarissimo. È rarissimo. Non ci possiamo certo definire sfortunati, però. Oh. Ah, provato 1000 volte. Quanti ne abbiamo di questi? Troppi. Però si può giocare, potrebbe avere una sua utilità. Sì, magari in monocopia in qualche mazzo. Ma anche bicopia volendo. Alla fine è un luce, è un macchina luce, mi viene a pensare a BC, ragazzi. E tuner anche lui stesso, ma sono le Kippi. Tanta roba, Kippi, potete fare delle sincro 8 facili. È una carta che ha del potenziale. Quindi. Anche perché ricordatevi che per fare l'ABC vanno anche bene al cimitero, quindi se prima portate questa fate delle sincro a 8, a 9, no? Sì, sono varie soluzioni. O a 5.
tanta roba. Andiamo avanti. Vediamo qua cosa c'è. Attenzione. Deng Long. 2008-2000. Non mi ricordo. È il Phoenix. Ah, abbiamo sentito anche di quelli. Dai, dai, che sei indietro. 3-3. 3-3, ragazzi. Manca ancora una secret o sbaglio? Una secret, tutte e due manca. Quindi in questi pacchetti ci sono ancora. Prenderò il centrale. Sei sicuro? Due trovato... secret. Sì, sono soltanto due. Abbiamo trovato il Metal Phosis e il Subterror Archer. L'altro Metal Phosis era ultra raro. Ultra. Cioè, okay. Andiamo in sincrono. Secondo uguale. Il giallone. Carino. La Saber. Piano. Tu hai la... Oh, anche lui ci mancava. Ci ecco, mancava. Tu hai già bruciato la secret. Sì, però sono contento. Oh, l'altra. Foda go go, ragazzi. Impressionante. Questa è davvero carina. È davvero carina come carta. Pota go go. Bene, uno di questi due pacchetti potrebbe esserci o una Tritod o una Dimensional Barrier. O magari tutte e due hanno sbagliato. O niente. O magari niente. Potrebbe beccare un altro Star no. Fusion Venom e avere il settino. Che ne sappiamo? Potrebbe. A me manca ancora un ultra raro, ragazzi. Quindi qua c'è un ultra e qua una secret. Dimensional Barrier, signori! No, Dimensional Barrier, signori! La rana non c'è, ma c'è la barriera. Ma c'è la barriera. Questo vuol dire che qua c'è l'ultra rara. Signori, senza parole, senza Dimensional parole. Barrier e vince così la sfida dello spacchettamento. C'è ancora l'ultimo. C'è ancora l'ultimo nel prossimo video. Questo è un ultra rara, quindi a meno che tu. Ultimo pacchetto. Ragazzi, questa deve esserci per forza un ultra rara, signori. Se è il Criston Quandax, il livello 4, voglio altre 10 like. E invece è una super. Strano. Guarda qui. Ah, eccola che era ultra. Era ultra. Non male. Ah. L'ho recuperato in fondo. Runner, sì, runner. Ma... L'ho beccato io le due secret secche. Stavolta mi sa che hai vinto tu. Mi sa proprio che hai vinto tu. Ho beccato questo e il Full Metal. Niente, e ma... tu hai beccato l'Arker e questa. E quindi, essendo che questa è top deck. Eh sì. Andiamo sul 2-1. Dopo il pareggio del video precedente. Da allora. Notare le altre due uscite prima. Sì. Queste quattro box. Abbiamo trovato il loro primo box come secret. Allora andiamo a riepilogare prima. Aggiungiamo le queste rare. Due. E andiamo a cercare. Mettiamo qua sotto quella. La prima. Allora, tra le rare. E dov'è l'altra? L'Arker? Eccola qua. Sì, non si scherza veramente. Per le rare abbiamo trovato le solite, ormai abbiamo praticamente tutto. Niente di speciale tra, ma ragazzi, tra le rare, forse le migliori sono questa e la counter degli Yanzing. Il giallone è carino. E poi ci sono i gemelli che sono interessanti, il dragster che potrebbe tornare utile magari in futuro, è comunque una trappola che diventa mostro. È interessante. E poi le foil sono tutte qua sparpagliate. Abbiamo trovato, allora, quante pot? 3 o 4 abbiamo trovato. Tantissime? Sì. Vediamo. Pot. Un settino in questi due box, sbaglio. Sì. E dall'altra parte anche il settino. No, 4, guarda qua. 4? 4 poi pot. Uno di questi. Questi anche un paio, mi sembra. Sì. Sì. Ah, e due di queste qui, ricordiamole. Due ultra rare un po' brick. Poi questa qua ultra carina, sul terror. E il Full Metal Phosis. Dove? Lui anche, Deng Long. Il Deng Long, due Deng Long se non sbaglio abbiamo tirato fuori. L'altro era nel video precedente. Sì. Ed eccolo qua, il Mitrillium. Molto, molto forte il Mitrillium. Poi Torque Team Gear come se non ci fosse un domani. Poi cos'altro? Quanti ne abbiamo? Guarda. Tantissimi. Foil brick. Sì, queste sono le più brick forse. Ma diciamo che. Poi abbiamo l'alzarango. Perché? Tu hai sbustato tutte queste, forse una l'ho presa anch'io. Il Subterror, quello super. Un altro qua. Sti Spire hanno un po' rotto le balle.
diciamo che hanno fatto, ci hanno fatto mezzo sognare con no, la peggior foil forse è questa, però King Secret. Ah, eccolo qua l'altro Den Long. Sì, quello del box primo. Sì, vedete, sono gemelli Den Long. Vi ricordo che se volete vedere il video di unboxing degli altri due box che abbiamo già fatto, vi lascerò il link sotto. E abbiamo due settini, ecco ragazzi, abbiamo due settini di pod, ne abbiamo sei. Sì, già sei? Sì. Buono. Vi faccio vedere anche le altre due. Niente male, niente male. 4 più 2, 6. Poi, due settini. Sì, due settini di pot. Poi abbiamo due degli ultra di questi. No, due una di questa bar, qua. No, una di questa. Subterra. Ah, ok. Doppio Yazzi. Tantissimi Red Eyes. Sì. Lo Yazzi, questo qua non Yazzi. The First, The Long, Yazzi. Perché mi Yazzi? Mi ricordo sempre Yazzi. Yazzi e Baxia. Erano più belli Yazzi e Baxia comunque. Ah, eccolo qua. La mia preferita resta sempre questa. Subterra. Qua lo Star Fusion. No, la Totally Awesome. Ah. Ne è uscita soltanto una, ragazzi. Però. Ma abbiamo ancora un box in italiano. C'è ancora un box in italiano. E vi lascerò il link in descrizione. Quindi per oggi direi che è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete dei suggerimenti, commentate pure qui sotto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale. E un saluto da Okram. E da Marco. E alla prossima.